Un applauso fragoroso, ha salutato il mandato del rettore uscente, il magnifico rettore, il professor Maurizio Ricci, che oggi ha fatto il suo passaggio di consegne al nuovo magnifico rettore dell'Università di Foggia, Pierpaolo Rimone. Oggi l'incontro con la stampa ha illustrato gli esiti del mandato che si è appena chiuso. Il rettore dell'Università di Foggia, promossa a pieni voti dal Ministero dell'Istruzione, che ha recuperato circa 15 punti nei 6 anni di mandato del rettore Maurizio Ricci, un dato frutto di parametri finanziari ritenuti virtuosi, un dato che entusiasma e che premia il lavoro del rettore Ricci, insediatosi nel 2013 quando l'Università di Foggia era all'85% rispetto al fondo per il finanziamento ordinario dell'Università. Nel 2013 vi erano 35 milioni di euro, oggi 41 milioni di euro. Entusiasta prende le redini del lavoro che andrà a svolgere per i prossimi 6 anni Pierpaolo Rimone. Nel lungo discorso, anche commosso, del rettore Ricci, le parole del giurista Calamandrei: la legalità è condizione di libertà, perché solo la cultura assicura, nel modo meno imperfetto possibile, la certezza del diritto. Un riferimento anche a Don Ciotti, che qui è stato insignito della laurea honoris causa e che l'anno scorso ha organizzato insieme all'università la manifestazione contro le mafie. Inizia un nuovo percorso dunque per Pierpaolo Rimone, che dice ci saranno sicuramente delle priorità e riguardano la ricerca e la didattica. 3 passaggi di consegna fino ad oggi, da Muscio a Volpi a Ricci per 2 mandati. Oggi è il primo giorno di Pierpaolo Rimone. Ereditiamo un'università in salute, i numeri presentati dal rettore uscente sono eccezionali, si tratta di un'università che, pur trovandosi in un territorio difficile economicamente, dove le tassazioni per gli studenti sono bassissime, sono effettivamente tra le più basse d'Italia, siamo riusciti ad avere in questi 6 anni un bilancio florido, un bilancio in ordine, e possiamo guardare con ottimismo al futuro. Tra le prime cose che faremo ci saranno degli investimenti nell'ampliamento dell'offerta formativa, cioè nuovi corsi di studio. Il primo sarà lingue e letterature straniere, ma stiamo già progettando delle altre iniziative. E poi aumenteremo i dottorati di ricerca, quindi cercheremo di attrarre nuovi giovani che vengono nei nostri laboratori, che lavorano su progetti di ricerca, che poi sono utili allo sviluppo dell'intero territorio.